Guerre, migrazioni e spostamenti di popolazioni nel Novecento. Questo è il titolo della Summer School di didattica della storia organizzata a Trieste dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Lara Azzani. Raccontare le migrazioni e gli spostamenti forzati oltre le giornate memorialistiche e oltre la dimensione locale è la sfida che l'Istituto Parri ha raccolto nell'edizione 2024 della sua Summer School annuale di aggiornamento per i docenti e per la quale ha scelto una città di confine come Trieste. Per parlare di migrazioni e di spostamento coatto di popolazione nell'ambito del contesto nazionale italiano ci sembrava il luogo, la città ideale dove aiutare i docenti che partecipano alla nostra Summer e che arrivano da tutta Italia a riflettere su questi temi. Temi di stringente attualità ma anche complessi e difficili da affrontare. Spesso ci si concentra solo sulle giornate memorialistiche. L'obiettivo della nostra Summer è di dare degli strumenti ai docenti che partecipano per avere un approccio più ampio e per avere anche uno sguardo più ampio, quindi facendo una comparazione diacronica con altri periodi della storia contemporanea. Fra i temi c'è inevitabilmente l'esodo giuliano-dalmata. È importante non solo per il recupero della memoria delle persone che l'hanno subito, ma ancora di più perché è un pezzo di una storia molto più grande che è quella delle migrazioni forzate in Europa e non solo in Europa, che ha coinvolto decine di milioni di persone e che è molto importante conoscere per comprendere esattamente sia la storia europea, insomma, sia forse anche il mondo di oggi. Ma il tema delle migrazioni porta con sé anche quello dell'inserimento nelle scuole. Gli anni 60 e 70 sono stati anni in cui i paesi europei hanno riflettuto sul modo in cui andava gestita la questione dell'inserimento dei bambini migranti italiani nei sistemi scolastici degli altri paesi. Noi abbiamo a disposizione oggi degli strumenti che ci potrebbero permettere di capire come sono state gestite le questioni a quel tempo, anche per ragionare sul nostro tempo.